questa nuova puntata di SN Academy, il centro di formazione permanente del, del circuito ed il social network. Oggi continuiamo il nostro ciclo di appuntamenti tecnici con il nostro partner Allplan Italia. Allplan è un fornitore globale di software di progettazione BIM. Fedeli allo slogan Design to Build, Allplan copre l'intero processo, dal primo concetto alla progettazione esecutiva per il cantiere. Gli utenti Allplan creano prodotti di altissima qualità e livello di dettaglio grazie a flussi di lavoro efficienti. Allplan offre una potente tecnologia cloud integrata per supportare la collaborazione interdisciplinare su progetti di architettura e ingegneria. In tutto il mondo oltre 500 dipendenti continuano a scrivere la storia di successo di Allplan. Con sede a Monaco di Baviera, in Germania, Allplan è pioniere della trasformazione digitale nel settore delle costruzioni. Allplan Italia ha sede a Trento e offre dal 1993 soluzioni software, consulenza tecnica e servizi di assistenza e formazione ai professionisti italiani. Il webinar di oggi verte sulle tecniche di modellazione avanzata per l'ingegneria e l'architettura. Con il prezioso contributo di Massimo Cavagna, che saluto nuovamente, buongiorno. A lei, buongiorno. Vedremo come sia possibile modellare in 3D un manufatto di qualsiasi complessità, sia con funzioni standard parametriche, sia con funzioni di modellazione 3D libera. Tutto questo con AllPlan è possibile nell'ambito della stessa piattaforma e interfaccia. E senza dover ricorrere all'ausilio di software specifici per la modellazione 3D. Lascio quindi la parola a Massimo Cavagna, Technical Department Manager presso All Plan Italia SRL. E vi ricordo che potrete sottoporre le vostre domande nel corso di questo evento. Allora, grazie. Grazie a lei. E, e grazie di appunto ospitarci. Allora, eh, magari vi condivido il mio schermo ok dovreste, dovreste vedere Viene, il mio perfetto. schermo perfetto allora ehm, come dicevamo eh, oggi parliamo di un argomento a mio parere molto interessante perché diciamo così parliamo di modellazione di modellazione 3d nel suo complesso in realtà e Diciamo che diciamo, il titolo è quello che vedete, ossia tecniche di modellazione, ma perché tecniche di modellazione? Perché andrò ad affrontare eh, tutto quello che Alplan ci mette a disposizione per appunto modellare eh, alcuni elementi che non sono sicuramente standard. Quindi diciamo eh, affronterò un manufatto Diciamo che è un, una cassa di espansione, per cui un'infrastruttura, però allo stesso tempo le funzionalità che vedremo andranno, anzi, vanno sicuramente bene anche per tutto il mondo dell'architettura, perché eh, diciamo molto spesso i professionisti, i progettisti si trovano a dover operare con forme molto strane, non sempre forme standard, come appunto. Il classico pilastro a sezione regolare piuttosto che il solaio, piuttosto che la parete, diciamo, con un'altezza costante. Ma molto spesso si trova a utilizzare magari forme organiche, per cui forme molto complesse dal punto di vista della modellazione. Chiaramente ci sono diversi approcci, eh, il, in questo caso il vantaggio che mi offre Alplan è quello di poter utilizzare la piattaforma di Authoring, per cui rimanendo sempre all'interno di Alpha, io potrò andare a modellare queste forme anche molto complesse. Poi vedremo che in realtà ci sono diversi approcci o anche eh, ulteriori possibilità eh, per cui potrei utilizzare anche software esterni alla piattaforma. Questo però chiaramente comporta il fatto di dover conoscere questi software che molto spesso sono dedicati e anche potrebbero essere molto complessi. Quindi diciamo prevalentemente utilizzerò, anzi in, questo, in questa presentazione vado ad utilizzare quelle che sono le funzionalità interne di Alplan e quindi vedremo come poter modellare delle cose anche molto complesse. Qui diciamo vediamo alcuni esempi, eh, chiaramente anche queste quinte edilizie molto particolari possono essere modellate con le funzionalità di Alpanel all'interno della piattaforma, eh, con delle funzionalità che eh, vi trovate diciamo, direttamente all'interno dell'interfaccia. Per cui anche se doveste affrontare modellazioni così complesse come stiamo vedendo in questa slide, chiaramente non ci sarebbero problemi appunto ehm, perché le possiamo tranquillamente gestire con le funzioni standard che abbiamo all'interno di Alpanel. E questo diciamo, è, sono alcuni, alcuni esempi sempre in tema di eh, elementi complessi, qui diciamo, eh, siamo un po' a cavallo fra l'ingegneria e l'architettura, per cui diciamo, anche modellare una struttura di questo tipo non è proprio così semplice. Ecco, questa è stata modellata interamente all'interno di, eh, di Alplan senza dover ricorrere a piattaforme esterne, per cui capite anche voi il vantaggio di poterla modellare all'interno di Alplan computare all'interno di Alplan senza doversi spostare su software magari dedicati che comunque presuppongono una profonda conoscenza anche di questi software. Magari diciamo io come progettista non, diciamo, non ho a disposizione tutti questi software e per di più diciamo, non li saprei neppure usare o dovrei imparare a usarli con, diciamo, uh, dispendio di, di tempo ed energia. Qui praticamente questo oggetto è fatto con uh, della modellazione 3D, ma anche con semplici elementi, um, diciamo così, parametrici, che appunto si modellano a seconda di questa, di questa forma. E anche questo è un esempio. Qui ne vediamo un altro, uh, a parte, diciamo, la parte di edificio, Uh, vediamo questi, questa sorta di ombrelloni con una struttura in calcestruzzo. Anche questi eh, sono, diciamo, non sono proprio standard, e quindi devo necessariamente utilizzare delle funzioni che mi permettono di modellare questi elementi. Non parliamo poi se dovessimo armarli. Okay? Anche qui poi i solutori di calcolo difficilmente mi restituiscono dei particolari di cemento armato elementi di questo genere ma questo diciamo è un discorso che va un po oltre però anche solo la modellazione di questi oggetti eh, potrebbe mettermi in difficoltà eh, perché appunto sono abbastanza complessi eh, ulteriore esempio anche qui parliamo di un'infrastruttura ma diciamo questo è soltanto uno spunto per mostrarvi tutta una serie di forme in questo caso una forma organica molto complessa che eh, abbiamo potuto modellare direttamente in Alplan, quindi senza l'ausilio appunto di eh, piattaforme esterne in sostanza. Questa è mh, diciamo, una diga realizzata per cui diciamo, un progetto che è stato portato a termine. Qui possiamo vedere alcune tavole, alcune, alcune, alcune immagini e, e come possiamo leggere eh, il guscio eh, diciamo, di questo eh, manufatto è stato realizzato Appunto, con al plan, e chiaramente ho potuto all'interno del plan estrarre poi tutti quelli che sono i derivati, sezioni, prospetti, viste, sonometrie e quant'altro, e spingermi ovviamente anche oltre per quanto concerne poi i particolari di cemento armato. Ok, anche questo è un elemento molto complesso. Veniamo un po' al dunque. Allora, come vi dicevo, ho preso uh, spunto da questo modello che ci ha fornito il nostro cliente Bonifica Mark Engineering, ehm, che appunto mh, diciamo, mi ha messo a disposizione questo modello che era molto interessante, molto interessante dal punto di vista appunto della, della modellazione di infrastrutture, ma molto importante anche mh, dal punto di vista dell'utilizzo delle funzionalità in sostanza standard di, di Alplan e, e quindi andremo a vedere alcune peculiarità che mi permettono di modellare in maniera molto, molto veloce molto semplice questo tipo di manufatto che insomma mh, ci sono degli elementi che possono essere semplici come appunto ad esempio quei seti verticali che vedete sotto la platea di, di, di fondazione già la platea stessa mh, se notate dove c'è la cassa di espansione ha una pendenza per cui l'estradosso della platea non è, non è completamente orizzontale. Okay? Per cui ci sono delle particolarità che diciamo, andremo, andremo a vedere. Per cui analizzeremo un po' i dati di base, diciamo che il nostro cliente ci ha fornito eh, degli schemi bidimensionali di questo manufatto e da lì noi siamo partiti eh, a fare la modellazione. Quindi in primo battuto utilizzeremo puramente delle funzioni parametriche, per cui assolutamente delle funzioni standard, che normalmente eh, diciamo, ogni piattaforma di authoring mette a disposizione. Poi diciamo, subentra un po' una tecnica particolare, questa invece è una particolarità di Alpha, la vedremo nel dettaglio, che mi permette diciamo, di generare degli elementi di riferimento eh, con i quali modellare mh, sia degli oggetti parametrici, ma anche andare poi sulla modellazione 3D. Eh, Diciamo con il motore parasolid che Alplan ci mette a disposizione. E quindi, diciamo, completeremo un po' quella che è la nostra, il nostro manufatto. Ok? Questo, diciamo, come, come introduzione. Quindi, come vi dicevo, ci hanno fornito delle analisi dei dati, scusate, di base, eh, planimetrie e sezioni. Diciamo, quelle estremamente interessanti sono le sezioni, perché, mi, ovviamente, mi danno tutte le quote tutte le forme e quant'altro, andiamo magari un po' a vedere questi, diciamo, questi disegni, in questo caso sono puramente disegni 2D, eh, e partendo da questi vedremo poi come acquisire tutte le informazioni per costruire il nostro, il nostro modello. Per cui magari facciamo una piccolo, un piccolo excursus su questi, questi disegni, qui vedete che qui praticamente ho il... Eh, il mio manufatto, quello che poi andremo a realizzare in 3D, con tutte queste particolarità, come possiamo vedere. Qui ho in sostanza una vista dall'alto, quindi questa è una, una, una planimetria diciamo, del, dell'oggetto. Abbiamo una sezione orizzontale dove vengono mostrati quelli che sono i setti sotto la platea di fondazione, e abbiamo poi le varie, le varie viste con le quote e le dimensioni di tutto il nostro manufatto e eh, come vi anticipavo abbiamo eh, le sezioni trasversali che mi mostrano un po' le part la particolarità che appunto come possiamo vedere questo scivolo, il tunnel centrale visto da una parte e dall'altra e ovviamente anche dall'altra parte possiamo vedere quello che è il, questo particolare diciamo elemento che poi andremo vedremo come poter Modellare con, con Alplan e questi sono un po' quelli che sono eh, i dati che ci hanno messo a disposizione per cominciare a modellare questo nostro elemento. In prima battuta andremo ad utilizzare, come vi anticipavo, le funzioni parametriche, per cui mh, funzioni assolutamente standard, ok? E con queste funzioni standard le possiamo vedere in basso a destra, per cui eh, la funzione parete, la funzione solaio la funzione pilastro, plinto e quant'altro. Con queste funzionalità parametriche andremo in prima battuta a eh, generare quelle che sono le fondazioni e i setti sotto, scusate, sotto la platea di fondazione. Anche qui ho preparato un, eh, un breve un contributo per cui andiamo a vedere appunto come operare? Allora, abbiamo la nostra sezione orizzontale che mi mostra appunto la, le fondazioni e questi setti orizzontali che andranno piazzati sotto la eh, platea. Come vedete, ho tutte le funzionalità parametriche, per cui vado a prendere la funzione fondazione continua, quindi una, una funzione assolutamente standard. Posso controllare se diciamo, questo oggetto ha già una, una campitura, un materiale. Questo ovviamente poi potrà essere anche computato in maniera molto veloce. E in pianta non faccio altro che tracciare il mio elemento una volta appunto nelle, eh, che ho, nelle proprietà ho definito la sezione di questa, di questa fondazione. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, qui capovolgo il senso di emissione, per cui diciamo, la giro verso l'interno e vado a completare anche questo, questo inserimento. Chiaramente io sto disegnando a livello planimetrico, eh, ma eh, poi vedremo anche che eh, sto già sviluppando il modello. In questo caso andiamo a generare quelli che sono i setti eh, verticali sotto la. Platea, vedete che ho tutte le informazioni di questi elementi. Eh, questi elementi li posso anche andare a selezionare da questo oggetto che in Alplan si chiama assistente, dove posso salvarmi tutta una serie di oggetti parametrici che mi possono servire non solo in questo progetto, ma anche in altri progetti. Per cui eh, rilevo eh, le caratteristiche di questo setto e non faccio altro, sempre a livello planimetrico, eh, non faccio altro che appunto tracciare questi, questi elementi. Vado a tracciare anche l'ultimo, in questo senso, ok? E quindi ho ultimato le mie operazioni. Qui come vi dicevo, posso andare ovviamente a controllare quello che ho eh, eseguito fino ad ora, quindi sono le fondazioni e questi setti, diciamo così, verticali, e possiamo controllare contestualmente alla planimetria anche il manufatto che diciamo lo vedremo crescere in... Finestra di animazione o uh, finestra di controllo progettuale, diciamo. Ok, e qui abbiamo fatto, abbiamo utilizzato diciamo, questi, uh, queste funzioni parametriche standard per generare questi, uh, questi oggetti. E questo era un, un primo step. Andiamo avanti. Qui, adesso, entriamo un po' uh, in alcune particolarità di Alplan. Andremo a definire delle regole. Abbiamo visto che, ad esempio, le murature di contenimento non hanno un, diciamo, sull'estradosso, non hanno un, ehm, diciamo, un andamento regolare. Come, ad esempio, il tunnel, come, ad esempio, molti, diciamo, molti elementi che abbiamo visto all'interno di quel modello. Allora, Alplan mi permette di eh, generare e quindi gestire delle regole, delle regole che possono essere poi applicate sempre, eh, a delle funzioni standard di eh, elementi parametrici, quindi standard, ma che andranno ad assumere queste caratteristiche. In questo caso, verranno a modellarsi sotto, ad esempio, eh, quella superficie che mi dà la pendenza all'estadosso della muratura. Piuttosto che, come dicevamo, la platea non è perfettamente orizzontale eh, sull'estradosso, e anche lì non farò altro che generare un riferimento, che in questo caso sarà una superficie, che mi verrà utile poi quando andrò a generare eh, la mia platea. Per cui questo nuovo step, in, in questo nuovo step andrò a generare questi elementi di riferimento. Ok, vediamo come. Anche qui ho, diciamo ho un Uh, un esempio per cui uh, abbiamo visto come generare appunto uh, gli oggetti di fondazione, qui mh, ho mh, preso una sezione dove mi sono estrapolato uh, le quote relative per cui l'estradosso della fondazione sarà di 0 e poi diciamo, ho tutte le quote anche di, con, diciamo che mi determinano il cambio di pendenza della, della muratura diciamo uh, le quote sia sul muro di destra che di sinistra sono uguali. Ci concentriamo magari eh, sulla planimetria, per cui vado ad attivare anche a livello tridimensionale la planimetria in modo da vedere dove viene proiettata. Vedete che eh, ho definito, ho identificato eh, diciamo, i punti dove vengono a cambiarsi le pendenze, ho alzato queste linee 3D e ho generato queste linee orizzontali di colore, vedete viola, tridimensionali che mi serviranno per generare la mia sezione. Che quote hanno questi, diciamo, queste, queste linee, queste eh, sezioni sono le quote che ho rilevato dal mio, dalla mia sezione. A questo punto potrò andare a generare la mia superficie di riferimento attraverso delle funzionalità standard di Alplan, e quindi mi sposto semplicemente sul eh, mo, sulla modellazione, sul modulo modellazione 3D dove attivo la funzione loft. La funzione loft mi permette di selezionare, in questo caso sono delle semplici linee 3D, e fra queste linee che sto selezionando vado a generare delle superfici. Qui non la voglio raccordata, ma voglio un, un salto netto per cui vado a fare un raccordo lineare. Okay? Vado avanti, quindi seleziono ulteriormente questa linea che ha una quota diversa e ulteriormente questa linea che ha un'ulteriore quota diversa. Questi semplici passaggi mi permettono di definire questa superficie. Ok? Dall'altra parte l'avevo già, diciamo sull'altro muro, l'avevo già generata e quindi è la superficie che mi servirà per modellare, diciamo così, la mia parete e ripeto parete, non un oggetto solido tridimensionale con quella determinata forma. Ok? Modellandola appunto sotto questo riferimento. A questo punto questi riferimenti, questi riferimenti che ho generato li vado ad inserire diciamo, nei miei riferimenti standard che ho all'interno di questo progetto. Per cui con questa funzionalità vado a catturare, vado ad inserire questi oggetti che chiamerò ad esempio eh, muratura eh, di destra, in questo caso perché mi riferisco ovviamente al muro di destra. E allo stesso modo andrò a catturare ad inserire all'interno dei miei riferimenti, che diciamo nel plan vengono chiamati livelli, la seconda superficie che chiamerò ovviamente muro di sinistra. Ok? E quindi, diciamo, li vado anche a battezzare in modo poi da avere ben presente qual è uno e qual è l'altro. E quindi vedete che sono già eh, inseriti e in questo caso li posso evidenziare. E si vedono eh, effettivamente quando li vado a toccare. A questo punto eh, possiamo eventualmente anche cancellare i nostri elementi perché tanto diciamo, sono integrati all'interno dei, dei livelli. E quindi diciamo, sono, sono diventati degli oggetti virtuali che vedete compaiono soltanto se io li attivo nella paletta appunto dei livelli. A questo punto, come dicevamo, possiamo applicare diciamo, una regola anche a quello che sarà l'estradosso della platea, per cui non devo far altro che generarvi una superficie di riferimento. Come la vado a generare? Qui vedete che nella parte esterna dove ho la cassa di espansione in effetti c'è una pendenza, viene evidenziata appunto da quelle due linee e la linea tratteggiata orizzontale sopra. Qui diciamo non devo far altro che generare una superficie che ha praticamente quella forma a livello superiore. Come ho generato questa, questa superficie, vado semplicemente a selezionare le due linee, non faccio altro che copiarle, per cui un semplice Ctrl-C tastiera, Ctrl-V, le copio, le vado a cimare, ovviamente hanno una pendenza diversa per cui si vanno a cimare correttamente, e a questo punto, con questa funzione, vado a convertire gli elementi bidimensionali da cui sono partito, e li trasformo in elementi tridimensionali questa che state vedendo adesso è una linea 3D e quindi la posso eventualmente girare rispetto al piano orizzontale la posso ruotare, la posso diciamo, gestire proprio come fosse un elemento uh, tridimensionale qui vedete che la ruoto di 90° gradi in modo da metterla verticale sul piano orizzontale dopodiché vedete qua io l'ho già, già sistemata l'ho ruotata di 90° gradi e l'ho messa in posizione Uh, definendo con quella linea orizzontale che state vedendo la dimensione che dovrà avere la superficie, per cui la vado, vado a distruggere la sezione lungo appunto uh, tutta la lunghezza che avrà poi la platea. E quindi definisco semplicemente una, una superficie che non è altro che, appunto, questo, questo, questo foglio, diciamo così, questa pelle che andrà poi, uh, mi sarà molto utile per modellare l'estradosso della mia. Della mia platea. Anche in questo caso utilizzo la paletta dei livelli per inserire questo riferimento per cui la catturo quindi catturo la superficie che ho appena generato, vado a battezzarla, la chiamo platea, ok, in modo da avere tutti i miei riferimenti. E come ho fatto prima, posso andare a questo punto anche a cancellare il mio elemento perché, diciamo, tanto è già inserito all'interno dei, dei miei riferimenti. E quindi diciamo, eh, con eh, questo esercizio abbiamo semplicemente generato quelle che sono eh, le regole per modellare correttamente gli altri elementi, ossia la, diciamo, le murature di sostegno laterali e la platea. A questo punto vediamo come si possono utilizzare questi elementi utilizzando ancora una volta eh, le funzioni parametriche di Alplano, per cui non sono ancora a livello di modellazione pura, ma sto ancora lavorando con le funzionalità, diciamo così, standard che mi permettono di avere appunto queste, questi, questi elementi eh, che sono parametrici, per cui posso definire lo spessore, la lunghezza, l'altezza e quant'altro. In questo caso l'altezza la definiamo rispetto agli elementi, degli elementi superfici che abbiamo integrato all'interno dei livelli. Okay? Quindi utilizzeremo a seconda eh, diciamo dell'elemento che andremo a generare le superfici delle murature oppure la superficie della platea. Anche qui vi ho mh, preparato un piccolo esempio per cui andiamo a vederlo dal vivo. Ho, eh, siamo arrivati a questo punto, ho all'interno dei livelli eh, i miei elementi, qui magari spengo eh, diciamo lo schema sotto che al momento non mi serve e mi concentro magari sul, sulle pareti, di, eh, sui, sui muri di sostegno. Quindi diciamo, vedete che eh, ho le mie, i miei riferimenti, vado a prendermi dall'assistente il muro di sostegno di sinistra, in questo caso, quindi lo rilevo, quindi rilevo tutte le caratteristiche a livello di materiale, di spessore, quindi a livello anche di computo. L'altezza ovviamente sarà... Non tanto un'altezza standard fissa orizzontale, ma sarà un'altezza che dovrà adeguarsi a quella superficie di riferimento che io ho battezzato muro di sinistra. Confermo, e quindi vado a tracciare, devo capovolgere verso l'interno, vado a tracciare la mia muratura. In questi termini, vedete che automaticamente in finestra di controllo progettuale mi mostra la modellazione che viene fatta di questo elemento parametrico. Okay, per cui diciamo una volta io ho definito quelle famose regole è chiaro che poi vado via molto veloce nel generare questi, questi elementi. Qui vediamo ancora gli elementi di costruzione che ho usato ma li lascio così almeno vediamo come diciamo, le quote coincidono esattamente con la parete che andrò a generare, anche in questo caso eh, mi vincolerò per la parte superiore della parete al muro di destra, ok? E quindi vado a tracciare la mia parete. Anche qui devo capovolgere l'inserimento diciamo, nell'altro senso. E vado a tracciare la mia parete. Vedete che diciamo, posso proprio rilevare nella finestra di controllo progettuale tutte le linee che coincidono con i cambi di pendenza della parete. Okay? Per cui diciamo, in questo caso sto facendo un controllo che le quote siano corrette. Ok, quindi ho fatto anche le mie murature. A questo punto eh, ci concentriamo sulla platea. Cioè, la tecnica rimane sempre quella, cioè vado ad appoggiarmi al, alla superficie di riferimento. Qui mi isolo, eh, solamente, <coughs> scusate, mi isolo solamente quelli che sono gli elementi che mi interessano, attivo la funzione platea, vado anche qui a definire quali sono le regole che dovrà assumere questo elemento per cui la quota assoluta a livello inferiore, ma soprattutto eh, diciamo il riferimento superiore che sarà appunto la mia superficie platea che avevo integrato nei livelli. Per cui confermo con OK, qui mi ero fatto un diciamo un, un crocicchio, un punto 3D di inserimento e vado ad, uh, a generare la mia, la mia platea. Ok, qui diciamo non, non ci rendiamo Molto bene conto della pendenza, ma vedete che segue la linea che abbiamo definito per la creazione del, del riferimento, per cui è assolutamente coincidente. Posso andare ad, ad assegnare un materiale, una texture, in modo da vedere un po' meglio il tutto, e quindi magari andiamo anche a attivare gli altri documenti che, eh, dove ho inserito eh, il resto del mio manufatto almeno. Quello che abbiamo fatto fino ad ora e quindi diciamo siamo arrivati a questo punto. Okay? Per cui fino a qui ho lavorato semplicemente con delle funzioni standard parametriche che mette a disposizione eh, al Plan. Andiamo un po' avanti, e, in questo, mh, e a questo punto ci spostiamo sull'ambito puramente di modellazione 3D. Come vi dicevo, Al Plan eh, utilizza il motore di modellazione di, di Parasolid, per intendersi è quello che utilizza anche Rhino, per cui diciamo un motore molto, molto potente, ma allo stesso tempo anche molto semplice da utilizzare. In prima battuta andrò a concentrarmi su questo oggetto, su questo scivolo, e quindi utilizzerò, come potete vedere nella, nella parte sinistra della slide, le funzioni standard, in questo caso di modellazione e in particolare andrò a distruggere, diciamo così, la sezione lungo un determinato percorso tracciato che in questo caso potrebbe essere una linea 3D piuttosto che lo spigolo, ad esempio, della platea. Ok, andiamo a vedere come operare in questo senso, anche qua andiamo subito a vedere un particolare, quello che vogliamo ottenere appunto è questo particolare elemento uh, così, Sagumato. qui ho la mia sezione ok quindi ho tutti i parametri che mi servono sono sezioni 2d per cui sono linee e cerchi e raccordi e raccordi circolari l'ho semplicemente isolato sono sempre sezioni 2d sono linee cerchi e vado ulteriormente a epurarlo degli elementi che non mi servono per cui la parte sotto non mi serve mi mantengo soltanto questo elemento che me lo ho riportato qui già ruotato di 90 gradi e a questo punto come abbiamo visto pre precedentemente attivo la funzione converti costruzioni 2D in elementi 3D che cosa questi elementi, quindi la sezione bidimensionale qui magari tolgo ovviamente la scritta che non ci interessa e quindi questo elemento che adesso stiamo vedendo sono elementi 3D, sono delle linee tridimensionali quindi utilizzerò questa mia sezione che in prima battuta andò a ruotare mettendo la verticale, quindi eh, perpendicolare al piano orizzontale, questa è l'asse di rotazione, la ruoto di 90 ⁇ ok? E se andiamo a vedere, diciamo, in finestra di controllo progettuale, vedete che ho, diciamo, la mia platea e quindi potrò andare ad utilizzare lo spigolo della platea come percorso di estrusione. Questa è la mia sezione e come vi dicevo... Lo spigolo della platea sarà il percorso di estrusione in modo da generare eh, l'elemento eh, con la giusta lunghezza. Eseguita l'operazione, ho il mio solido, non devo far altro che portarlo nella posizione corretta. Ed ecco che, diciamo, ho generato veramente in maniera molto semplice, partendo da linee 2D, il mio elemento. Ok? Quindi, diciamo... Come potete vedere, come avete visto, con veramente funzioni molto semplici. Anche in questo caso, magari andiamo ad associare un, un materiale, una texture. Per cui vado a richiamare dalla mia libreria una delle tante texture che il Plan mette a disposizione, texture diciamo, che rappresenta il calcestruzzo. E quindi ho eh, ultimato anche questo tipo di eh, elemento. Andiamo poi magari a metterlo a confronto con tutto il resto, e vedete che diciamo, cominciamo ad avere. Diciamo qualcosa in più rispetto a quello che avevamo precedentemente. Okay? E quindi il nostro modello sta crescendo piano piano. E questo era un primo, un primo assaggio di modellazione 3D. Okay? A questo punto andiamo a, eh, ad utilizzare praticamente delle altre funzioni molto interessanti. Che, sono, che si chiamano operazioni booleane, ossia sono delle operazioni che mi servono per, ad esempio, fondere dei corpi, esplodere dei corpi, utilizzare dei corpi positivi per, eh, diciamo, ehm, togliere del materiale, per cui, diciamo, sono tutte operazioni che vengono fatte tra solidi. In questo caso eh, dobbiamo andare a creare l'alloggiamento per quello che poi sarà il tunnel. Come operiamo? Operiamo appunto con queste operazioni booleane e la prima cosa che dovremo fare è generare un solido che sarà il negativo per appunto generare quel buco, quel foro, che poi sarà appunto l'alloggiamento del nostro tunnel. Per cui in prima battuta io devo creare quello che sarà il solido, che poi eh, sarà il solido negativo che mi permetterà di creare quel foro. Eh, andiamo a vedere anche qui un esempio perché anche questo diventa estremamente interessante, quindi ci concentriamo sulla parte centrale, ok? E quindi vediamo, vediamo come anche in questo caso si genera un solido. Allora, visto che ho la mia planimetria, vado semplicemente a isolare quello che è l'ingombro, diciamo, del, um, del tunnel, per cui la parte esterna è il, il massimo ingombro del tunnel, vedete che riduco tutto ai minimi termini utilizzo delle semplici linee per cui non faccio altro che generarmi quello che è il contorno quindi utilizzo le funzioni base quindi la funzione linea in questo caso molto semplice qui magari la linea verticale la posso anche cancellare e la posso rifare in un secondo momento ok questo è già sufficiente in sostanza perché perché posso da questo elemento da questo disegno da questa Diciamo così, sagoma, trasformare come abbiamo visto prima in linee 3D, lo vedete nella finestra di controllo progettuale, progettuale, là in alto a sinistra, e quindi generare poi il solido. Okay? Quindi sono delle pure linee 3D. Qui ho già diciamo, tutti gli step, diciamo, che eh, senza farli, farveli vedere tutti, ho ad esempio le due superfici, quella sotto e quella sopra, generate una tecnica che avete visto mi prendo le due superfici, me le copio magari qua sopra, ok, e eh, genero un solido fra queste due superfici. Qui utilizzo eh, una funzione specifica, per cui una funzione specifica diciamo, della modellazione, per cui vado a prendere la funzione loft fra, cioè, fra una prima superficie e una seconda superficie e genero un volume, una, una, un volume chiuso. Questo sarà il mio Solido, negativo, magari lo faccio di un colore molto visibile, lo seleziono e lo andrò a copiare. Quindi copia, apro diciamo la mia struttura di documenti, apro il documento dove ho inserito, dove c'è il, eh, diciamo, il mio elemento, quello diciamo fatto a forma di scivolo, ok con la planimetria, e lo vado ad incollare. Intanto lo inserisco qui a lato. Okay. A questo punto non dovrò far altro che piazzarlo correttamente a livello planimetrico nel punto corretto, per cui prendo una funzione esposta, che cosa è il nostro elemento, da dove, da questo punto, e vado ad inserirlo correttamente a livello planimetrico. Vedete che coincide con l'esterno diciamo, del mio tunnel. Io ho il mio elemento negativo, a questo punto, come vi dicevo, utilizzerò le funzioni booleane per generare il vuoto. Per cui eh, vado a selezionare il corpo principale a cui vado a sottrarre il corpo secondario. Ed ecco che ho creato l'elemento con, le con la corretta sagomatura. Vedete che diciamo, ho fatto quello che doveva fare anche nella parte superiore, la parte circolare. In modo da poter poi, in un secondo momento, modellare e alloggiare il nostro tunnel con tutto quello che ne consegue. Ok? Anche questa era una funzionalità specifica molto interessante per modellare questo tipo di, eh, questo tipo di elementi. Arriviamo un, po', diciamo, arriviamo un po' a quello che è la parte centrale, ossia il tunnel. Allora, anche qui. Avrei diverse modalità di approccio. Perché? Perché, come possiamo vedere, ad esempio, la parte superiore del, del tunnel non è altro che un, un solaio in sostanza, un solaio orizzontale. Le pareti, almeno diciamo quelle non circolari, o quelle che non digradano, sono delle normali pareti. Quindi potrei semplicemente prendere delle funzioni pareti e solaio e costruirmi il mio tunnel. Oppure visto che ho già il solido completo del tunnel, potrei utilizzare anche in questo caso le operazioni booleane per generarlo in un unico corpo e quindi in un'unica soluzione, quindi essere molto veloce nel generare questo oggetto e quindi piazzarlo nella corretta posizione. Anche qui vediamo come, per cui ripartiamo da dove eravamo prima, cioè da dove avevo tutti i solidi che mi sono serviti per generare in questo caso il volume negativo. Qui ho eh, il mio volume che in questo caso mi servirà come volume principale. A questo punto vado ad assegnargli un colore diverso in modo che abbia eh, diciamo la, la, il materiale calcestruzzo, che, appunto, vado ad assegnare. Qui abbasso un po' la luminosità in modo da vederlo un po' meglio. Ok, e a questo punto dovrò inserire un solido. Che farò diventare, scusate, una superficie che farò diventare un solido che è l'interno, in questo caso, del tunnel, diciamo, lo, lo, lo inserisco ad una quota di meno 30 cm, scusate, di meno 40 cm, che è lo spessore della soletta. Ok, quindi la superficie adesso è all'interno del solido, genero una linea verticale anche più lunga, anche più diciamo, che ha uno spessore superiore a quello del solido stesso. E vado a estrudere. La mia superficie lungo questa linea eh, fittizia che mi sono creato per generare il mio solido. Ok, quindi adesso ho il solido interno e a questo punto, in un'unica soluzione, vado a sottrarre dal solido principale il mio solido negativo. E quindi ho generato in, eh, in un'unica battuta il mio, eh, il mio eh, tunnel, okay? con anche le parti circolari, il solaio e tutto quello che serve. A questo punto Abbiamo visto come sul, diciamo, sull'uscita del tunnel ci sono quelle pareti che vanno diciamo, con una pendenza variabile. Qui ho le due sezioni, le ho già preparate, sono la sezione diciamo, più alta che va contro il tunnel e la sezione più bassa, che vedete che coincidono con eh, l'altezza la, diciamo, del tunnel. Quindi sono due eh, sezioni fatte con linee 3D, come abbiamo visto prima. Vado a prendere un comando loft. Prendo in considerazione la prima sezione e la seconda sezione e automaticamente mi si genera il solido fra le due sezioni. A questo punto lo posso posizionare correttamente a livello planimetrico, per cui lo posiziono in questo punto e semplicemente lo vado a copiare anche dall'altra parte. Ecco che ho già generato in veramente pochi passaggi tutta la parte diciamo del tunnel con eh, le murature che ci sono anche all'uscita di questo elemento. Allora, qui ho spostato le sezioni e quindi a questo punto posso andare a, ad assegnare la texture diciamo di calcestruzzo anche a questi elementi. Okay? A questo punto non ci rimane altro che posizionarlo correttamente all'interno del foro per cui anche in questo caso lo copio apro i documenti, vado ad attivare diciamo così quello che, eh, quello che è la parte dello scivolo, la parte de, diciamo, del, del modello che avevamo eh, generato precedentemente ok, qui vediamo la, la nostra planimetria, magari attivo anche il resto eh, quindi magari anche la platea, in modo da avere tutto a disposizione vado a ad inserire il mio elemento, prima battuta lo metto qui, ok? E quindi vado a spostarlo a livello planimetrico, come abbiamo fatto prima per il solito negativo, nel corretto alloggiamento. Vedete che anche in questo caso coincide esattamente con eh, il foro del nostro, del nostro tunnel. Qui andiamo a vederlo a livello di eh, modellazione di finestra di animazione. Scusate. Abbasso un po' la luminosità e vedete che in sostanza ho completato anche questo particolare, ok? Per cui è un continuo lavorare con modellazione e elementi parametrici, ok? Però, diciamo, questa tecnica mi permette di lavorare sempre all'interno di, di Alplan, senza dovermi spostare su, diciamo, eh, software terzi, ok? E anche questo lo abbiamo, lo abbiamo sistemato. Andiamo oltre e eh, vediamo un po' di completare questa struttura. Ormai diciamo, abbiamo un po' capito qual è l'approccio che io posso utilizzare per questo. Poi diciamo qui il fatto di dover inserire ulteriormente un solio all'interno dello scivolo che dovrà essere. Eh, tagliato eh, ovviamente, dove c'è il tunnel, e abbiamo visto come si può fare eventualmente. Poi abbiamo questi eh, murettini di contenimento delle casse di espansione, appunto, che hanno questa forma particolare. Eh, e quindi, magari anche qui potremmo utilizzare la modellazione solida. Magari questo lo andiamo a vedere in maniera anche molto breve. Le funzionalità sono sempre le stesse che vedete qua sotto nella slide, sempre le funzionalità di modellazione, modellazione solida. Anche qui andiamo a vedere un, un piccolo esempio ok quindi non ci rimane altro che inserire questo, questi murettini di, eh, di contenimento ok anche qui ho semplicemente individuato quelle che sono le due sezioni di partenza e arrivo con quelle linee 3d che praticamente ho ricavato dalla planimetria trasformandole ovviamente in linee Uh, tridimensionali. A questo punto seleziono un'altra funzione, in questo caso il Rage Whip, che mi permette di definire anche quelli che sono i percorsi di generazione del mio solido, quindi le due sezioni e, e le linee di, che mi permettono di generare il solido, e quindi ho generato il mio, uh, il mio muro che mi permette appunto di uh, contenere l'acqua nella cassa di espansione. Qui in sostanza applico ancora una volta. Un materiale una texture e anche in questo caso come abbiamo visto prima non dovrò far altro che copiarlo inserirlo diciamo così dove ho il resto del modello per cui diciamo attivo un po eh, gli altri elementi del modello la platea il tunnel eh, la struttura superiore i seti quindi diciamo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora ecco qua il nostro modello a questo punto vado a eh, inserirmi in prima battuta Qui vicino il mio, il mio elemento, il mio il mio muro, ok, lo vediamo qui. Mi posizioni in assonometria, riprendo la funzione esposta. Seleziono il mio muro, lo prendo per questo spigolo e lo vado ad inserire al termine dei muri, diciamo, con pendenza variabile. Ed ecco che ho inserito ancora una volta un altro elemento. Qui, ovviamente, eh, questo manufatto è simmetrico per cui eh, questo mi dà la possibilità di andare a fare a disegnare uno specchia con copia di, di, questo, di questo elemento. Per cui lo seleziono, andrò ad individuare l'asse eh, centrale, l'asse verticale centrale, per cui sarà diciamo, esattamente nel centro fra questi due spigoli, e sarà naturalmente verticale. Vedete che vado a specchiare, e quindi copiare il, eh, il mio elemento, concludendo un po' quello che è. La nostra, eh, il nostro manufatto. Avete visto diciamo la, la semplicità di costruire un elemento che diciamo, non è proprio un elemento standard, ma con le, le funzionalità eh, che abbiamo visto, diciamo, il tutto è stato relativamente semplice. Qui, diciamo, vado. A prendermi l'elemento che avevo completato diciamo, prima di, eh, della presentazione, l'avevo già diciamo così, in questo caso preparato. Ho messo anche diciamo, la rappresentazione dell'acqua che passa attraverso il tunnel. È chiaro che una volta che io ho eh, il modello tridimensionale, poi posso ricavare tutta una serie di documentazione. Voglio fare una sezione. Chiaramente la faccio dove voglio, in qualsiasi punto decido da che parte guardare, sia a destra o a sinistra. E quindi ricavo di fatto la mia sezione che poi eventualmente andrà corredata delle, delle misure, delle quote e quant'altro. La cosa si fa interessante se diciamo, la andiamo a vedere, la sezione, lo spaccato, in questo caso prospettico, a livello di animazione o controllo progettuale. Vedete che diciamo così, la cosa diventa estremamente interessante perché posso analizzare un po' quelle che sono diciamo, le particolarità di questo, di questo manufatto. Ok, e anche questo era diciamo, per completare un po', po l'opera. Quindi va da sé che una volta che io ho generato il mio modello tridimensionale, posso avere tutta una serie di elaborati diciamo, che vengono estratti dal modello, che possono essere appunto planimetrie, sezioni, ehm, particolari costruttivi e quant'altro. Chiaramente anche tutte le quantità se dovessi andare a computare il tutto. Ok, per cui diciamo la cosa poi diventa ancora più interessante io finora ho parlato di eh, modellazione diciamo che di modellazione parametrica per gli elementi che abbiamo visto il resto è diciamo così una sorta di modellazione statica come vi anticipavo inizialmente abbiamo a disposizione anche delle funzionalità di visual scripting che mi permettono di definire del, una modellazione solida che è dinamica Qui chiaramente il tutto è sempre all'interno della piattaforma Alplan, però qui eh, diciamo che l'operatore necessita di avere conoscenze anche a livello di programmazione, almeno avere le basi. Poi c'è tutta una serie di documenti, di documentazione, però diciamo che qui andiamo sulla programmazione molto potente, ma chiaramente dobbiamo avere un operatore che eh, conosce un po' questo tipo di linguaggio di programmazione. Okay? E qui vediamo semplicemente una slide con un con un esempio Vabbè, qui diciamo è soltanto un, un qualcosa che mi piacerebbe proporre ossia abbiamo visto come modellarlo e poi sarebbe bello vederlo anche come armarlo qui, qui diciamo forse è un argomento che interessa chi poi fa particolare cemento armato quindi magari più per gli ingegneri però diciamo vedere come poter armare oggetti anche così complessi fuori standard diciamo, potrebbe essere sicuramente una cosa molto interessante ma questo diciamo potrebbe essere un ulteriore argomento da affrontare più avanti se avete delle informazioni che vi vengono in mente anche a posteriore posteriori scrivete tranquillamente al nostro indirizzo alp eh, scusate italia alplan.com potete visitare il nostro sito alplan.com siamo molto presenti anche sui vari social eh, facebook twitter eh, Particolarmente su LinkedIn. Uh, io vi ringrazio, e a questo punto apriamo la sessione delle domande. E lascio la parola alla, alla, collega, alla collega di ed Social Network. Grazie. Grazie a lei, Massimo, per la chiara ed interessante esposizione. E ringrazio ovviamente anche All Plan Italia, nostra partner di lunga data, per aver preso parte a questa puntata. Eh, vediamo un attimo se ci sono delle domande dagli utenti in diretta della piattaforma o dai social. Ok. Al momento sembrano esserci domande, quindi penso proprio che la, la vostra esposizione sia stata abbastanza chiara, Bene. decisamente chiara. Sì. Se, se appunto abbiamo lasciato anche i nostri riferimenti, eventualmente anche in un secondo momento siamo a disposizione, chiaramente. Certo. Allora, se non ci sono altre domande, ok, io direi di chiudere questa puntata eh, ringraziando ovviamente ancora eh, il dottor Massimo. Grazie. E, vi ricordo che questo webinar, come gli altri, sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma SN Academy On Demand, fruibile per i soli iscritti. E potrete rivedere i video e contattare l'organizzatore o l'azienda partner, in questo caso Plenitalia, per eventuali richieste o approfondimenti. Ringrazio ovviamente tutti voi che, come sempre, ci seguite numerosi, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo di esoscheletro e adeguamento sismico ed energetico di un edificio esistente, con gli esperti di Isotex. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno Lee.